Ora possiamo però riprendere e cercare di portare un po' più avanti, magari anche a una sua conclusione, sfrondando e potando tutte le cose che non sono essenziali, quindi molti dettagli magari anche interessanti, ma non possiamo vedere tutto. Dobbiamo però cercare di concludere questo discorso che Heidegger porta avanti intorno alla struttura dell'esistenza, dell'esserci, intorno al modo con cui egli pretende di restituire su un piano concettualmente rigoroso il movimento, la dinamica, la kinesis, la bewegtheit propria del vivere umano. E dunque anche a raccogliere in relazione a questo suo programma filosofico quelle due tradizioni della filosofia che stanno, come dire, nell'orizzonte lontano, nel quadro generale del problema, che così come noi l'abbiamo impostato. Allora, ancora una volta, che cos'è propriamente questa kinesis to be? Heidegger, per rispondere, imposta il discorso così come abbiamo cercato di mostrare e lo stringe, come dire, intorno alla individuazione, perché lì, secondo lui, è da cercare la soluzione del problema, di quella che è la determinazione di fondo unitaria, la costituzione ontologica ultima, la radice prima da cui scaturiscono i comportamenti ontici, pratici, poietici e teoretici che caratterizzano questa kinesis. Ma per capire il perché della teoria, della praxis e della poiesis è indispensabile tentare di arrivare a quella che è la connotazione radicale più ultima dell'esserci. E qui già ieri abbiamo fatto un passo avanti quando, saltando tutte le analisi che lui fa della vita quotidiana e tutta la descrizione fenomenologica degli esistenziali, siamo andati direttamente alla conclusione che Heidegger tira quando afferma che l'unità ontologica di fondo di tutti gli esistenziali sta nella cura, sta in questo carattere di tensione, di apertura, di proiezione in avanti verso un poter essere che connota il modo d'essere della vita umana e che lo distingue radicalmente dal modo d'essere degli enti che sono difformi dall'esserci. Io ho portato quell'esempio dell'essere seduto, del modo in cui io mi riferisco al mio essere seduto, a differenza di come mi riferisco all'essere seduto altrui, per rendere visibile con un esempio il tipo di dinamica che Heidegger poi vuole elevare a livello di indicazione formale per connotare il movimento della vita come tale. Il suo interesse è dunque quello di riuscire a catturare concettualmente questo movimento nel modo puro del suo darsi, indipendentemente dai suoi contenuti. E come è ormai emerso, prende Aristotele come falsariga, come, diciamo, esempio, in particolare la filosofia pratica, l'etica nicomachea, come esempio di una teoria la quale è ancora abbastanza vicina alla vita per riuscire a ricadere sulla vita con delle conseguenze. Quindi Aristotele è il modello concettuale di cui si serve. I problemi li riprende, in questo caso specifico, poi si vede molto bene, anche dalle sue letture dell'esperienza protocristiana dell'esistenza, cioè della sua interpretazione di San Paolo, di Agostino e di altri, del giovane Lutero e di altri testi in cui, a suo avviso, il cristianesimo, come dire, si fa portatore di un problema fondamentale, che il nostro rapporto con l'esistenza non è un rapporto di conoscente a conosciuto, sebbene anche, ma un rapporto con un qualcosa di cui si tratta di produrre la salvezza. Quindi un rapporto di autoriferimento pratico decisionale che viene declinato concettualmente secondo l'apparato categoriale ripreso da Aristotele, ma per vedere, come dire, il problema con quella drammaticità che in Aristotele non c'è, ma che Heidegger si porta dietro dalla sua esperienza del primo cristianesimo. Tutto questo in quel programma che abbiamo visto lui nomina con dei nomi di volta in volta diversi, fino ad approdare all'analitica dell'esistenza, così come si configura in essere tempo.
Qui allora avviene una sorta di equazione tra modo d'essere della vita umana che è Dasein e Sorge, cura, come sua qualità di fondo, come sua connotazione originaria. E perché, dicevamo ieri, la vita umana ha questa connotazione? Perché nella sua modalità d'essere, nel suo statuto ontologico, la vita umana non è essere in atto, non è atto puro, come è la modalità di Dio, secondo la concezione aristotelica. La vita umana è contaminata da una passività che è al tempo stesso chiusura e apertura. È chiusura perché la vita umana si trova gettato in un qualcosa di già dato, che non è lei stessa ad aprire, ma è anche apertura perché in questa esposizione al possibile, alla contaminazione dell'essere con il non essere, la vita umana ha la possibilità di intervenire con un atto di scelta o di decisione. Quindi la vita umana è cura, o la vita umana può essere cura, perché nel suo fondamento ontologico non è essere puro, ma poter essere. Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit, dice Heidegger proprio all'inizio, nel paragrafo metodologico di Essere Tempo. Più alta della realtà, dell'atto, sta la possibilità. E perché la vita umana ha nella sua costituzione d'essere di fondo questo carattere di poter essere? Perché il suo essere è contaminato dalla temporalità, non la temporalità naturale, ma una temporalità che Heidegger chiama temporalità originaria, Zeitlichkeit, e che distingue radicalmente dalla temporalità della natura, dal tempo della fisica. Qui, come ricordavo ieri, lui cerca di, per tutto un lungo periodo, cerca di recuperare a questa sua concezione per cui Dasein è uguale Sorge, è uguale Sein können, è uguale Zeitlichkeit, dunque Dasein, cura, poter essere, temporalità, cerca di recuperare a questa sua identificazione della struttura di fondo della kinesis to be, persino la concezione aristotelica del tempo, che pure normalmente viene interpretata come in antitesi a quella agostiniana, per la quale il tempo è una dilatatio animi, quindi è fondamentalmente un qualcosa di dilatabile soggettivamente a seconda delle aspettative o del ricordo, della memoria con cui noi lavoriamo sul tempo. In antitesi a questa concezione agostiniana, normalmente Aristotele viene fatto passare per il teorico della concezione ordinaria, naturalistica, cronologica del tempo, cronografica del tempo, proprio perché lo definisce come il numero del movimento, secondo il prima e il poi. Ma almeno fino al 25-26 forse, Heidegger non dispera di poter mostrare che in realtà Aristotele non è affatto il pensatore del tempo e della natura, anzi è forse in modo ancora più radicale di Agostino il pensatore della temporalità dell'esserci. Questo è un po' spinto, sinceramente, perché ci sono delle pezze, ma insomma non lo dico convinto al 100%, 99 sì però. Soprattutto è difficile stabilire esattamente quando Heidegger lascia se stesso Aristotele su questo punto. Però almeno fino al 25-26 fa un tentativo di leggere quella interpretazione aristotelica del tempo da un punto di vista, come dire, soggettivo, dal punto di vista dell'anima che costituisce quell'esperienza. Infatti, del resto, noi basta che riflettiamo sulla stessa definizione aristotelica del tempo per renderci subito conto che, letta così come normalmente si legge, non sta in piedi. Il tempo è numero del movimento secondo il prima e il poi, così dice Aristotele nella Fisica, libro quarto, capitolo decimo. Dal decimo al quattordicesimo è un trattato a sé che tratta proprio del tempo. Proprio all'inizio si dice questo. Allora, se uno, intanto, uno si domanda che roba vuol dire? Che cosa vuol dire questo? E,
E questo, io non so quanto si possa presupporre la conoscenza di questa roba, ma insomma è abbastanza evidente che cosa Aristotele voglio dire con questo. Anche se dietro questa evidenza si nascondono le insidie. Quello che però si nota subito, ancora prima di entrare nell'interpretazione del punto, è che dire che il tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi, significa dire il tempo è il numero, si tratta di capire che numero e che cosa, e va bene, secondo due determinazioni, prima e poi, che sono determinazioni temporali. Allora, il tempo è il numero del movimento secondo le determinazioni temporali. Cioè, noi, senza accorgercene, Aristotele, senza accorgersene, usa nella definizione del tempo, per specificare come si deve intendere quel numero, due determinazioni temporali, che è esattamente il tempo, ciò che dovrebbe definire. Ma se è proprio lui a metterci in guardia contro quell'errore logico che consiste nell'aitento en arche, nell'appetizio principio, nel fare uso nella definizione di ciò che deve essere definito, com'è possibile mantenere questa definizione che dunque o è un appetizio principio o una tautologia? Bisognerebbe entrare nel dettaglio di questa interpretazione, che in realtà è tutt'altro che una tautologia, tutt'altro che una petizio principi, è una definizione così geniale che solo capendo questa definizione noi capiamo perché quando diciamo sono le sei, cioè quando diciamo un numero, lo interpretiamo come un'indicazione temporale. In realtà Aristotele ci spiega esattamente questo e la sua spiegazione vale ancora oggi. Anzi, vale ancor più oggi che non abbiamo nemmeno più l'orologio analogico, ma semplicemente proprio un numero digitale e che noi leggiamo quasi presupponendo un qualcosa come tempo. Che cos'è che succede quando io dico sono le sei? Perché voi intendete questo sei come un'indicazione di tempo, se il numero è ciò che normalmente usiamo, utilizziamo, intendiamo come l'attemporale per eccellenza? C'è un qualcosa che noi, senza quasi avvertirlo, sottintendiamo, senza il quale quel sei mai e poi mai diventerebbe un'indicazione di tempo. Quando io dico sono le sei, in realtà presuppongo un qualcosa che voi tutti intendete e date per ovvio e scontato, talmente ovvio e scontato che nemmeno ce ne rendiamo più conto di presupporlo. Ciò che io presuppongo, che voi presupponete quando io dico sono le sei per poter intendere quel numero come tempo, è ora sono le sei, senza quell'ora che è talmente ovvio che posso pure lasciare da parte, quel sei mai e poi mai diventerebbe un'indicazione di tempo. Già, ma da dove tiro fuori io quell'ora? Dove si genera quell'ora? Quell'ora diventa come un discrimine a partire dal quale il sei assume la sua configurazione temporale. Ma che cos'è che genera in me l'esigenza di dire ora? Sono le sei, ora è tempo di fare questo o quest'altro, ora è tempo di... Quell'ora è un qualcosa che, in questo caso io che parlo, genero dal contesto della mia kinesis to be you, dal contesto del mio agire, e dicendo quell'ora dico ora è tempo che il mio agire assuma questa o questo contenuto, prenda questa o questa strada. Cioè, quell'ora, in qualche modo, io lo tiro fuori da dentro di me, cioè da quella praxis originaria che io sono, in quanto sono una kinesis to be. Ecco che allora, anche una definizione, bisogna entrare meglio nel dettaglio, spiegare un po' meglio come avviene l'uso di questo aggeggio qui, ma per darvi l'idea, questo, grosso modo, è la strategia che Heidegger adotta per dire, guardate che anche dietro la definizione aristotelica del tempo si nasconde in realtà tutto un iceberg sommerso di operazioni segrete che noi compiamo e senza le quali nemmeno quella definizione sta in piedi.
Aristotele in realtà questo problema se lo pone, basta solo avere un po' di pazienza e arrivare all'ultimo libro della trattazione, all'ultimo capitolo della sua trattazione sul tempo, che è il capitolo 14, sempre del quarto libro della fisica, dove lì Aristotele viene fuori con questa bellissima aporia. Dice, aporese in antis. Uno potrebbe porsi questo problema, traduciamo così in termini moderni. Aporese in antis. Me usis psyche, genitivo assoluto, se l'anima non fosse, eie an chronos eu. Il tempo sarebbe oppure no? E qui, naturalmente, bisogna vedersela con gli aristotelisti, che sono in genere dei realisti coriacei e granitici, e difficilissimo scalzarli dalla loro convinzione che Aristotele sia il pensatore del realismo. Però il fatto loro ti dicono, guarda che lì Aristotele pone una aporia dialettica, cioè sta solo parlando per dare aria ai denti, parlando per parlare, sta facendo una ipotesi per assurdo. È chiaro che lui pensa che il tempo esista anche se non esiste l'anima. Lo pone solo come ipotesi dialettica per intavolare un dibattito e poi confutare questi cretini che pensano che senza l'anima il tempo non ci sia. In realtà le cose non sono così semplici, perché anche loro poi si trovano in mezzo a una serie di guai. Io non dico neanche che Aristotele sostenga tout court che senza l'anima il tempo non sarebbe. La questione è complicata, però è chiaro che l'anima ha perlomeno una funzione costitutiva nel numerare il movimento e soprattutto nel porre in quel numero del movimento una prospettiva che è ectinos esti, da un qualcosa a un qualcos'altro, cioè nell'aprire un orizzonte, l'orizzonte del mio agire, dicevo io prima, senza il quale quel numero non assumerebbe mai il valore di un tempo. Quindi anche in Aristotele c'è la consapevolezza di un rapporto tra la costituzione oggettiva del tempo e la costituzione di questa oggettività attraverso un'operazione costituente della psiche. Dunque, in questo modo, e entrando poi anche molto più in dettaglio nella lettura di fisica 4, 10, 14, cioè il trattato aristotelico sul tempo, Aristotele fino all'ultimo cerca di Heidegger fino all'ultimo cerca di recuperare Aristotele a sé. Dopodiché, tuttavia, come vi dicevo ieri, lo abbandona perché finisce per convincersi che alla fin fine Aristotele non si libera da un orizzonte naturalistico che gli impedisce di arrivare davvero a cogliere come la radice ultima della kinesis to bio sia in fondo poter essere e temporalità. 25-26 sappiamo che incontra Kant e crede che Kant possa dargli la soluzione, anche qui con un corpo a corpo molto serrato, un'interpretazione ravvicinata dei testi kantiani, più o meno seguendo quella linea che ho indicato, cercare di mostrare che Kant capisce la struttura temporale del soggetto di conoscenza, innanzitutto, critica ragion pura, mostrando come il tempo compaia a tutti i livelli della ragion pura, non solo a livello di estetica trascendentale, ma anche fino alla teoria dell'io penso, che deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Anche qui, hai da un'interpretazione un po' maliziosa, però geniale. Per dire che l'io penso ha una struttura temporale, lui fa la prova del 9, diciamo così, cioè dice che cosa vuol dire questa roba che Kant continua a ripetere? L'io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. Beh, dice, provatevi a immaginare delle rappresentazioni non accompagnate dall'io penso. Provate a chiudere gli occhi, dice ai suoi studenti, e immaginatevi tutte le vostre rappresentazioni senza pensare che siano collegate all'io penso. Questa è una mia rappresentazione. Succede, dice, che quelle rappresentazioni che legate all'io penso hanno perlomeno un ordine. Io ora, prima e dopo, cioè un ordine semplicissimo, che è l'ordine delle estasi temporali, si confondono e diventano un caos schizofrenico senza capo né coda. Se io non connetto almeno all'ordine del mio presente coscienziale con un passato e un futuro quelle rappresentazioni, e se si
traducono immediatamente in un coacervo senza ordine. Questo gli serve per dire che l'io penso dunque funziona anch'esso secondo una sorta di schema temporale. È un po' forzato, perché chi conosce Kant sa che l'io penso è una funzione logica e dunque non ha nulla a che vedere col tempo. Però ad Heidegger questo serve per dire che dunque anche nella determinazione ultima, più alta, del soggetto conoscente, Kant implicitamente fa uso del tempo e che dunque Kant identifica Dasein e temporalità, soggetto e tempo. Però Kant si spaventa di fronte all'abisso, così scrive, si spaventa, erschrock vor dem Abgrund zurück, fa un passo indietro perché si spaventa di fronte a quale abisso? È l'abisso della fatticità, l'abisso di un qualcosa che non si lascia risolvere nella riflessione teorica. E dunque anche Kant in fondo non arriva, ci arrivo io Martin Heidegger, ovviamente, no? Che non mi spavento di fronte all'abisso e scrivo quella bellissima opera che è Essere e Tempo per domare questo abisso. Questo per darvi un'idea, bisognerebbe naturalmente entrare nel discorso molto più in dettaglio, per esempio fare vedere come, lo accennavo ieri con quegli scarabocchi, come Heidegger quando determina la costituzione di fondo dell'esserci che è cura, mostra anche come la cura nel determinare la kinesis del Dasein è caratterizzata da un momento di, al di là della traduzione di questi termini, Chiodi traduce comprensione, questa tonalità emotiva e questo discorso. Allora, al di là però della traduzione, diciamo, Heidegger cerca di mostrare come la cura sia caratterizzata da un momento, come dire, per cui l'esserci è progettante, attivo, spontaneo, capace di autodeterminarsi, e una dimensione, la Befindlichkeit, la tonalità emotiva, la situatività, insomma un insieme di condizionamenti, anzi il condizionamento trascendentale a priori, per cui il Dasein attua la sua spontaneità e la sua attività, ma sempre essendo gettato e calato in una situazione che non è lui stesso a poter scegliere. E quindi che la cura sia un'integrazione di momenti attivi e passivi, e questa articolazione che essa produce è sempre mediata nella forma della rede, cioè della discorsività, che è un modo attraverso il quale lui recupera all'interno della struttura ontologica dell'esserci l'idea aristotelica del logos in sostanza. La vita umana è sempre articolata secondo il momento della discorsività. Anche quando beve un bicchiere d'acqua, quel bicchiere non è mai un orecton, un oggetto, un appetito semplice, ma è sempre mediato, come abbiamo cercato di mostrare, da una riflessione. Dunque, la rede articola sia il momento spontaneo attivo alto dell'esserci, sia la sua, i suoi strati, come dire, più bassi, cioè la sua tonalità emotiva e la sua situatività. Porta un po' a pensare a una sorta di costruzione astrusa, e dunque c'è una sorta di barriera linguistica che bisogna superare, passata la quale però uno capisce che con questa costruzione, frutto di una grande immaginazione filosofica, come dice Gadamer, Heidegger riprende il problema tradizionale, perché dell'uomo, qualsiasi antropologia filosofica, potete cominciare da Aristotele, quel passo che vi leggevo di Etica Nicomachea 6.2, dove Aristotele dice che l'uomo è la compenetrazione di nous e orexis, è una orexis di anoetiche e un nous orecticos, cioè è pensiero che desidera e desiderio che pensa. Pensate a Kant, che dice che il soggetto umano, l'uomo, ha due ceppi, Sinnlichkeit e Verstand, e via dicendo. Insomma, si può ritrovare in qualsiasi grande filosofo più o meno il problema dell'uomo impostato su questi fondamenti, naturalmente con poi una concettualità e una categorialità di volta in volta specifica e propria. Tutto questo noi lo saltiamo perché ci potrebbe troppo nel dettaglio di essere tempo. Quello che invece è importante toccare, almeno rapidamente, è che cosa? È quello che probabilmente sta a cuore ad Heidegger, cioè mostrare, una volta appurata
diciamo così, la struttura statica del suo discorso, la struttura statica, la costituzione ontologica dell'esserci, è interessante vedere come questa struttura poi di fatto entra in gioco nella kinesis to be, nel movimento della vita. Questa struttura, innanzitutto e per lo più, non appare così come Heidegger la mette in luce, ma appare, come dire, filtrata e occultata da quella che è la tendenza naturale della vita a occultare se stessa, la tendenza inevitabile della vita alla ruinanza, a rovinare via da ciò che essa propriamente è, quindi a nascondersi a se stessa e ad assumere una maschera dietro la quale noi dobbiamo scavare. Perché la vita implica questa dinamica, implica una tendenza naturale a perdersi? Allora, riprendiamo per un secondo il modello di Aristotele. Aristotele ci dice una cosa, è un passo della Politica, dice: che cos'è la vita? Quando dice che l'uomo è animale politico, dotato di logos, che fa tutte quelle belle cose che fa, che ha quei comportamenti che ha, che mira alla felicità, eccetera, eccetera, dice: ma il bios dell'uomo, che cos'è? Che tipo di movimento è? Quando Aristotele deve qualificare la kinesis to be, Aristotele dice che la kinesis to be è praxis u poiesis, cioè il movimento della vita umana è connotato come un movimento pratico, nel senso della praxis, cioè noi dobbiamo concepire la vita umana così come concepiamo il nuotare per il gusto di nuotare. Una volta fatta questa operazione, ci dobbiamo porre il problema di quando, come o chi è in grado di vivere come io nuoto quando nuoto per il gusto di nuotare. Devo pormi il problema: come faccio a vivere per il gusto di vivere? Allora qui Aristotele mi dice: guarda come fa il Phronimos, devi guardare come fanno quelli che ci sono riusciti. E c'è riuscito il Phronimos, l'uomo saggio, l'uomo prudente. Quindi il modello è il Phronimos. Il Phronimos, Heidegger direbbe, è colui che vive autenticamente. Quando Heidegger incontra la parola eudaimonia di Aristotele, la traduce Eigentlichkeit, autenticità. Interessantissimo questo. Ha spogliato dei suoi contenuti il concetto dell'eudaimonia e l'ha tradotto in un concetto formale, ma l'idea è la stessa. Allora, perché il Phronimos, oltre a rappresentare ovviamente un esempio che per un greco è ovvio, perché il Phronimos è colui che riesce a vivere così come io nuoto quando nuoto per il gusto di nuotare? Perché il Phronimos è colui che riesce, adesso semplifico, gli aristotelici mi perdoneranno, è colui che riesce a far funzionare bene sia la sua passività, diciamo così, la sua appetitività, sia la sua capacità di ragionare. Quindi il Phronimos ha una orexis e un nous, diciamo così. Che cos'è sto nous? Bisogna vederlo. Diciamo una capacità di pensare, e ha messo a posto il fascio delle sue pulsioni, imprimendo loro una seconda natura che automaticamente lo porta al giusto mezzo, quasi automaticamente, attraverso buone educazioni, la ripetizione costante di certi atti, nella misura giusta, insomma c'è tutta una serie di cose da sapere, ma insomma questa parte nel Phronimos è a posto.
Inoltre, diciamo, è a posto anche questa parte perché ha imparato a ragionare bene e attraverso l'esperienza a riconoscere le situazioni del suo agire. Questo è una roba che complica un po'. Dunque, uno deve avere a livello razionale non solo la capacità di argomentare bene, ma anche la prontezza d'occhio, il colpo d'occhio giusto, perché poi nelle situazioni deve, oltre a sapere il principio generale, anche cogliere il particolare. Il practon è sempre un'azione particolare, io non agisco in universale, faccio sempre azioni specifiche, concrete, in situazioni determinate. Quindi, oltre ad avere l'idea, come facevo l'esempio, che devo mangiare le carni leggere perché se no mi stanno sullo stomaco e mi fanno male, devo anche avere il colpo d'occhio e vedere subito lì al ristorante che quella è una carne leggera, quello è un pollo, e non scambiarlo con un cinghiale, no? Quindi la facoltà, per questo si chiama nous, perché il nous è esattamente la capacità di cogliere immediatamente ciò di cui si tratta. Allora, il phronimos è dotato della giusta appetitività, cioè si è abituato a soddisfare le sue pulsioni nella misura che va bene a lui, equilibrata. Quindi beve nel modo giusto, mangia nel modo giusto, si riproduce nel modo giusto. Qui ci sono varie teorie, ma dal punto di vista aristotelico lasciamo perdere. Insomma, fa tutte quelle cose che sono necessarie a soddisfare le sue orexeis nella misura a lui conveniente, equilibrata. Ha imparato a ragionare bene e con gli anni ha fatto anche esperienza. Dunque, un giovane, se lo scordi di essere phronimos, aspetti, perché gli manca perlomeno l'esperienza. Inoltre, è esposto alle orexeis. Quindi c'è poco da fare, finché quelle non sono domate, lui è esposto al pericolo. Insomma, Aristotele ha una sua idea della felicità, che corrisponde sì, a una serie di cose, e che contempla il buon funzionamento di almeno tre elementi. Può essere che uno di questi non funzioni. Per esempio, abbiamo il caso di uno vizioso, cioè che non ha la temperanza, che non ha formato bene le sue orexes, i suoi appetiti, e che quindi gli piace il vino, per esempio, non so, gli piacciono le donne, gli piacciono tante cose in maniera smodata. Questo, anche se ragiona bene e anche se ha il colpo d'occhio, non serve a niente. Non è phronimos, perché viene portato a sbagliare, in quanto le orexes sono la parte determinante, sono la parte che muove propriamente la kinesis to bio. C'è il caso opposto, uno che ha le orexeis ben formate, però ragiona male. Anche questo non è phronimos, perché è come la virtù che va contro il corso del mondo di cui parla Hegel nella Fenomenologia dello Spirito. Cioè è uno che è bravo, poveretto, l'hanno abituato, l'hanno castigato, quindi appetisce tutto nel modo giusto, né troppo poco, però ragiona male e quindi sbaglia i calcoli, sbaglia i mezzi, sbaglia i tempi, sbaglia le circostanze e quindi fa la figura del fesso. Allora, meglio quell'altro, no? Dunque, affinché la kinesis to be you, concepita come prassi, funzioni bene, per Aristotele è indispensabile che ci sia il buon funzionamento concomitante di tutti questi elementi. Allora, appetitività, razionalità nella sua forma universale e nella sua capacità di riconoscere il particolare. Basta guardare gli esempi di uomini phronimoi. Che cosa? Ho ripreso un attimo l'esempio, il modello aristotelico, perché Heidegger in qualche modo lo riprende. E addirittura nelle traduzioni poi dei singoli termini ci accorgiamo che ha in mente esattamente la falsariga aristotelica. Però in lui, proprio perché Heidegger combina tutto questo con la sua interpretazione dell'esperienza protocristiana dell'esistenza, ci sono, come dire, degli spostamenti, c'è una dinamica nuova che
Heidegger introduce. Cioè, Heidegger dice, in qualche modo, che c'è un peccato filosofico originario che contamina, che inficia, che impedisce che io possa nuotare per il gusto di nuotare. Anche là dove voglio nuotare per il gusto di nuotare, anche là dove ho capito questo e cerco di fare questo, purtroppo la mia struttura di essere finito, la mia fatticità, ha una intrinseca tendenza a rovinare, a perdersi piuttosto che a trovarsi, a cadere piuttosto che a salire. Siamo trascinati da un peso di gravità, il peso dell'insostenibile leggerezza del nostro essere, verso il basso e non verso l'alto. Quindi, al di fuori di qualsiasi contesto teologico, perché Heidegger pensa da ateo di principio, Heidegger recupera l'idea che la fatticità abbia quello che la teologia chiama il peccato originale. La fatticità è una colpa originaria, non perché Eva abbia corrotto Adamo, anche questo, ovvio, ma perché la fatticità come tale è un peccato. Ha questa dinamica, questa tendenza a perdersi. A dire il vero, non in questi toni da peccato originale, ma in toni un po' più sobri, anche Aristotele l'aveva detto. Aristotele aveva detto che quando uno cerca di essere felice, anzi non dice proprio così, perché dire a uno cerca di essere felice è un dire che è scemo. Cioè, uno non può cercare di essere felice, deve far bene quello che deve fare e dopodiché epige nomenon titelos, come un fine che sopraggiunge, gli viene la felicità. Ma se uno si alza la mattina e dice oggi voglio essere felice, è il metodo migliore per essere infelice. Lo dice proprio per il secondo libro della Nicomachea. Però lì c'è anche una cosa molto interessante che va in questa direzione del peccato originale. Cioè, dice, quando uno, come dire, vive e vuole riuscire nella vita, si prefigge l'eupraxia, da cui scaturisce poi il piacere e la felicità, è come uno che tira l'arco. Paragone interessante, no? È come uno che tira l'arco, è come uno stocasein. Stocasein tu mesu. Cercare, avendo un bersaglio, scopos, no? Cercare di centrare il mezzo, lo scopos, proprio questo. Allora, voi avete provato a tirare con l'arco? È una roba difficile. E senz'altro avete fatto l'esperienza, del resto immediatamente intuitiva, che, come dice Aristotele, la martanein, lo traslitteriamo, martanein, lo sbagliare, la martanologia, nei trattati di teologia, era la dottrina dello sbaglio, dell'errore, del peccato. Allora, la martanein avviene pollacos, in tanti modi, perché io posso sbagliarmi quando centro qui, mi sono sbagliato, qui mi sono sbagliato, qui mi sono sbagliato, qui mi sono sbagliato, qui mi sono sbagliato. Mi sbaglio in mille modi diversi. Mentre lo stocasein, il centrare in bersaglio, è monacos, è in un modo solo. Ed è dunque molto più difficile centrare che sbagliarsi. Quindi, tendenzialmente, la nostra vita è più facile che si sbagli che non che centri il bersaglio. Dunque, già Aristotele ha, se volete, l'idea di un peccato originale. Ma Heidegger non la riprende da Aristotele, a questo punto credo non lo consideri nemmeno. La prende dalla teologia cristiana nella quale si era formato, la spoglia del suo contenuto teologico positivo e la riformula nei termini di una tendenza originaria dell'esserci a perdersi, piuttosto che a trovarsi. Anzi, questa tendenza originaria a perdersi, dell'esserci, è talmente forte che noi innanzitutto e per lo più ci siamo già sempre persi, non solo come individui, ma proprio stando gli uni con gli altri. Quindi c'è, come dire, un peccato originale collettivo che macchia l'umanità nel suo insieme, per Heidegger. L'umanità, l'uomo, si è già sempre interpretato in una maniera inautentica perché è già sempre venuto via da quell'originario in cui dovrebbe stare.
qual è quell'originario in cui l'uomo dovrebbe stare? È la sua struttura fattica, è il suo essere seduto e riferirsi in modo pratico, decisionale, al suo essere seduto, assumendosi consapevolmente il peso di decidere intorno, istante per istante, a questo suo essere. Togliamo il seduto e prendiamo la vita come tale. La faticità è uno stare sempre avanti a sé e il doversi farsi carico di questa decisione in cui l'avanti a sé è in qualche modo ripreso, in una decisione consapevole. Ma poiché questa esposizione di quest'essere che, come dice Heidegger, fin tanto che è, ancora non è, fin tanto che io sono, sono sempre già più in là di dove sono. Quindi fin tanto che io sono, ancora non sono, perché penso già al minuto, al secondo, all'istante più avanti di quello in cui esattamente mi trovo, perché devo appunto decidere di quell'essere futuro che è sempre mio e che è sempre imminente e incombe di volta in volta. La mia vita è un essere, come dire, costantemente catapultato fuori da quel punto di equilibrio in cui starei se fossi atto puro. Ma essendo un poter essere, sono continuamente proiettato fuori dal tempo, da quella stasis in cui vorrei stare. Come dice Aristotele, il tempo è extatikon, ti sbatte fuori, è causa di rovina il tempo. Sì, Aristotele dice che non è vero, però intanto lo dice, poi dice solo per accidente è causa di rovina, la casa crolla non per il tempo, ma per altri fattori. Tuttavia noi diciamo che il tempo è causa di rovina, il tempo dell'esserci rovina l'esserci, perché lo spinge di istante in istante, sempre fuori da là da dove sta. E cosa gli dice Goethe? Gli fa dire Goethe all'attimo fuggente, verweile doch, fermati, fermati che sei così bello. Ma quello non si ferma. Allora, Heidegger ha l'idea dunque di una originaria peccaminosità del mondo fattico che, anziché della vita fattica, che anziché farsi carico in modo consapevole di questa dinamica, tende innanzitutto e per lo più, per una, come dire, tendenza connaturale, no? Al suo essere stesso, a evadere, a sviare, a non farsi carico, o a risolvere in maniera comoda e facile il problema del dover decidere. Questa tendenza è comprensibile perché io non posso continuare a vivere ciascuna situazione della mia vita sempre e comunque come problema. Se la mattina, quando mi alzo, dovessi ogni volta star lì a pensare oggi mi rado o non mi rado per prendere l'azione più stupida che posso fare, arriverei sistematicamente in ritardo, come l'asino di Buridano. Dovrai star lì a soppesare i pro e i contro. Quindi sopperisce, io cerco di non vivere questa situazione come un problema e risolverla, e di modo a tenersi un po' di barba, me la tengo, non mi faccio la barba. Cambia la assumo dal mondo circostante, dal mondo degli altri, una soluzione di questo problema e l'ho bella fatta e non ci penso più. È esattamente questa, secondo Heidegger, una dinamica che si instaura là su quella struttura che lui ha cercato di mettere in luce e che porta alla sistematica perdizione dell'esserci. È quella dinamica che si instaura nell'esserci in quanto l'esserci vuole evitare il peso di dover decidere intorno a se stesso e assume dunque dei modelli, delle forme, delle norme di comportamento belle fatti, pronti e comodi, che trova nel mondo quotidiano, nello stare insieme agli altri. Gli altri gli suggeriscono già sempre come fare. Nel rapporto con gli altri, in qualche modo, l'esserci si sottomette anche agli altri. L'esserci non è se stesso e gli altri lo svuotano del suo essere. L'arbitrio degli altri, scrive Heidegger, paragrafo 27 di Essere e Tempo, decide delle possibilità quotidiane dell'esserci.
ciò senza che gli altri siano degli altri determinati. Al contrario, essi sono interscambiabili. Decisivo è solo il dominio inavvertito che l'esserci, in quanto con essere, assume sin dall'inizio nei confronti degli altri. Si appartiene, l'esserci appartiene agli altri e consolida in questa appartenenza il loro potere. Quelli che si dicono in questo modo gli altri, quasi per nascondere il nostro proprio appartenere loro, sono coloro che nell'essere assieme quotidiano sono presenti innanzitutto e per lo più. Il chi non è questo o quello, non è se stesso, non è qualcuno e non è la somma di tutti. Il chi è il neutro, è il sì. Un sì che ha le sue particolari maniere di essere che Heidegger descrive, quel sì che, come dice, c'è dappertutto, ma è tale da essersela già sempre svignata quando per l'esserci viene il momento della decisione. Tuttavia, poiché il sì ha già sempre anticipato ogni giudizio e ogni decisione, sottrae ai singoli esserci ogni responsabilità concreta. Il sì non ha nulla in contrario a che si faccia sempre appello ad esso. Può rispondere a cuor leggero di tutto, perché non è qualcuno che possa essere chiamato a rispondere. Il sì c'era sempre e tuttavia si può dire di esso che non sia mai stato nessuno. Nella quotidianità dell'esserci la maggior parte delle cose è fatta da qualcuno di cui si è costretti a dire che non era nessuno. Il sì sgrava quindi ogni singolo esserci nella sua quotidianità. Non solo, in questo sgravio il sì si rende accetto all'esserci perché ne soddisfa la tendenza a prendere tutto alla leggera e a rendersi le cose facili. Il sì dunque risolve il problema dell'autoriferimento pratico decisionale avvertito come un peso. Proprio per evitare questo peso, l'esserci si getta nelle braccia del sì. Ognuno è gli altri e nessuno è se stesso. Il sì, come risposta al problema del chi dell'esserci quotidiano, è il nessuno a cui ogni esserci è abbandonato nell'indifferenza del suo stare insieme agli altri. Questo in sostanza è l'inizio, come dire, di una serie di analisi che Heidegger poi fa del mondo quotidiano, che hanno reso celebre del resto Essere Tempo, e dove Heidegger descrive con grande efficacia e con grande sensibilità fenomenologica, diciamo così, il modo in cui l'esserci risolve il problema di gestire l'esposizione costante che il suo poter essere e la sua kinesis to be, il movimento della sua vita, gli impongono, facendo riferimento a un'istanza come quella impersonale del sì che gli viene incontro in ausilio, sollevandolo dalla responsabilità di dover decidere in ogni momento sul che fare. Questo, come dire, per se noi non entriamo nel dettaglio di tutte le forme poi di impersonalità e di equivoco a cui si dà luogo, l'analisi della chiacchiera, per esempio, l'analisi della impersonalità che si radica a tutti i livelli dell'esserci, ma ci orientiamo verso, come dire, la soluzione che Heidegger dà di questo problema. Cioè, c'è, come dire, allora, una volta determinata la struttura dell'esserci e la sua costituzione ontologica, la difficoltà di dover riprendere l'esserci da quella interpretazione dominante, quasi tirannica e schiacciante, che è l'interpretazione quotidiana media del sì, che si sovrappone alla nostra possibilità di entrare nella dinamica dell'autentico,
come Heidegger cerca di fare. Cioè, l'esserci non è dato, innanzitutto e per lo più, nel suo modo autentico, ma innanzitutto e per lo più si presenta sempre nelle forme dell'inautentico. Quindi, lo sforzo che Heidegger fa è, oltre a descrivere queste forme, dimostrare la dinamica attraverso la quale, a un certo punto, senza che uno lo voglia o lo prepari, avviene una modificazione in questa tendenza alla perdizione e si abbia, come dire, la scintilla che richiama, risveglia, ridesta l'esserci al suo proprio. Quando è che questa tirannia del sì viene in qualche modo interrotta? Ci sono due fenomeni chiave che rompono questa tirannia. Il primo significativo fenomeno è il fenomeno della morte. Già abbiamo avuto modo di fare cenno alla morte, perché essa è una di quelle situazioni estreme in cui si generano stati d'animo fondamentali. Qui Heidegger, in Essere Tempo, non parla tanto dell'angoscia, ma della morte come, diciamo così, un fenomeno costitutivo dell'esserci, quindi la morte non come occasione per un discorso sull'allilà, Heidegger è un ateo di principio, ma una morte come ultimo capitolo della vita, anzi, come il capitolo determinante della vita. Nel senso che la morte è quel punto in cui noi normalmente immaginiamo che l'esserci cessi. Ma che cosa significa che l'esserci propriamente cessa? Heidegger cerca di mostrare come il cessare dell'esserci sia radicalmente diverso dal cessare inteso in un senso naturale. La pioggia cessa, vuol dire che non è più presente. La via cessa. Questo non vuol dire che la via scompaia. Il fatto che la via cessi, anzi, quando vediamo come e dove la via cessa, l'abbiamo esattamente determinata nel suo carattere di via interrotta. Noi diciamo anche che la vita di un animale cessa. Diciamo che la vita del Dasein cessa. Heidegger sottolinea la radicale differenza tra il cessare della vita dell'esserci, quindi della morte propriamente detta per l'esserci, dal cessare di enti intramondani come la pioggia o la strada e di animali che possono anch'essi morire. Perché la morte è un qualcosa che ha la possibilità di risvegliare l'esserci al suo essere più proprio e strapparlo alla tirannia del sì. In realtà, anche la morte è un qualcosa di cui la tirannia del sì riesce ad appropriarsi. Il sì ha già pronta un'interpretazione anche per questo evento. Questo o quel conoscente, vicino o lontano, muore. Degli sconosciuti muoiono ogni giorno e ogni ora. La morte è un evento intramondano, noto a tutti, e come tale sembra non uscire dal quadro di ciò che si incontra ogni giorno e che ha il carattere del non sorprendente. E appunto il sì ha già pronta un'interpretazione anche per questo evento. Ciò che si dice a questo proposito in modo esplicito o fuggente, come per lo più accade, è questo. Una volta o l'altro si morirà tutti, ma per ora noi siamo ancora vivi. Ebbene, secondo Heidegger, l'analisi del si muore svela il modo di essere quotidiano per la morte. Quando si fa un discorso del genere,
La morte è concepita come qualcosa di indeterminato, che certamente un giorno o l'altro finirà per accadere, ma che per intanto non è ancora presente e quindi non ci minaccia. Il si muore diffonde la convinzione che la morte riguardi il sì anonimo. L'interpretazione pubblica dell'essere ci dice si muore, ma poiché si allude sempre a ognuno degli altri e a noi nella forma del sì anonimo, si sottintende. Di volta in volta qualcuno muore, ma non sono io a morire. Il sì che muore è il nessuno. Il morire è in tal modo livellato a un evento che certamente riguarda l'esserci, ma non concerne nessuno in proprio. Mai come in questo discorso, commenta Heidegger, intorno alla morte si fa chiaro che alla chiacchiera si accompagna sempre l'equivoco. Il morire, che è mio in modo assolutamente insostituibile, è confuso con un fatto di comune accadimento che capita al sì. Questo movimento di diversione dalla morte domina a tal punto la quotidianità che nell'essere assieme i parenti più prossimi vanno sovente ripetendo al morente che egli sfuggerà certamente alla morte e potrà fare ritorno alla tranquilla quotidianità del mondo di cui si prendeva cura, la consolazione. Questo aver cura vuol così consolare il morente. Ci si preoccupa di riportarlo nell'esserci, aiutandolo a nascondersi la possibilità del suo essere più propria, incondizionata e insuperabile. Il sì si prende cura di una costante tranquillizzazione nei confronti della morte. E ciò in realtà vale non solo per il morente, ma vale altrettanto come consolazione per i consolanti. E anche in caso di decesso il pubblico non deve essere turbato nella sua tranquillità e nel suo prendersi cura incessante. Non raramente si vede nella morte degli altri un disturbo sociale o addirittura una mancanza di tatto nei confronti della quale la vita pubblica deve prendere le sue misure. Già in questo caso il pensare alla morte è considerato pubblicamente un timore pusillanime, una debolezza dell'esserci, una lugubre fuga di fronte al mondo. Il sì non ha il coraggio dell'angoscia di fronte alla morte. Dunque il predominio dell'interpretazione pubblica del sì ha già sempre deciso intorno alla situazione emotiva che deve predominare nei confronti della morte. Il sì si prende cura di trasformare l'angoscia autentica di fronte alla morte in paura di fronte a un evento che sopraggiungerà. L'angoscia, banalizzata equivocamente in paura, è presentata come una debolezza che un esserci sicuro di sé non deve conoscere. Dunque, come vediamo qui Heidegger affronta il problema della morte mostrando come anche nei confronti di questa possibilità estrema che caratterizza il movimento della vita dell'esserci, i tentacoli dell'interpretazione media quotidiana si allungano e catturano in una interpretazione media tranquillizzante anche questo fenomeno. Tuttavia, la morte è un qualcosa che anche là dove è catturata in questo modo, apre all'esserci una possibilità radicale, che l'esserci appunto ha a questo punto la possibilità di cogliere e di fare propria. Da che cosa dipende questa possibilità di trasformare quella morte che è già sempre stata sottratta dall'interpretazione pubblica alla sua dimensione propriamente autentica e ci si presenta in modo dunque, come qui Heidegger commenta, inautentico? Che cos'è che determina la nostra capacità di atteggiarci nei confronti della morte venendo via da quella interpretazione che innanzitutto e per lo più ce la
propone come un qualcosa di già domato e tranquillizzato. Allora, per Heidegger il problema è determinante perché qui è in gioco, come dire, tutta la sua costruzione di questa filosofia pratica che è essere tempo. Deve cercare di trovare un punto in cui, come dire, trovi un equivalente di quella soluzione che Aristotele dà con l'idea del phronimos a cui ho fatto accenno. Cioè, deve trovare un modo, avendo lui peggiorato la situazione di partenza, nel senso che non ha solo una kinesis to bio, che è già difficile di per sé da dominare e che già il phronimos fa fatica a dominare, ma l'ha addirittura connotato come una kinesis difettiva, una kinesis intrisa da una tendenza alla caduta, ed ora deve trovare un qualcosa che svolga quella funzione, nel suo caso ancora più difficile, che in Aristotele era svolta dal phronimos. Heidegger affida questo compito a una scintilla che chiama coscienza. Che tra la coscienza di Heidegger, così come adesso andremo a vederla, e il phronimos di Aristotele ci sia una relazione, a me è sempre parso evidente. Però abbiamo anche una testimonianza, come dire, reale, concreta, di Gadamer. Gadamer ricorda che a lezione, una volta a lezione, anzi, quando Heidegger, spiegando il sesto dell'Etica Nicomachea, è arrivato al quinto capitolo, si trova di fronte a quella stranissima conclusione che Aristotele ci propone nel quinto capitolo. Non so se l'abbiate presente. Alla fine del quinto capitolo del sesto libro dell'Etica Nicomachea, Aristotele analizza la phronesis e cerca di definirla, distinguendola dalla techne e portando tutta una serie di argomenti per dire in che cosa la phronesis, che è un orientamento del nostro fare, si distingue dalla techne, che è pure un orientamento del nostro fare, anche se è riferita a una poiesis e non a una praxis. E la definisce come una disposizione vera accompagnata da un ragionamento vero, che è esattamente la definizione che ha dato anche della techne. E quindi si inerpica in tutta una serie di, come dire, indicazioni miranti a far vedere in che senso la phronesis è più della techne e miranti dunque a fornirne una definizione essenziale. Dopo aver dato questa definizione essenziale, la phronesis è una hexis alle te, metalogus alle tus, dice, in realtà però la phronesis non è nemmeno questo, ma è qualcosa di più. Tanto è vero che di qualsiasi tecne c'è dimenticanza, della phronesis no. Cioè la cognizione del bene e del male non si dimentica, qualsiasi altra tecne sì. Ma che cos'è quel qualcosa di più che Aristotele non dice che cos'è e di cui fornisce solo la prova indiretta? Siccome la phronesis non la dimentichiamo, mentre la tecne sì, la phronesis ha un qualcosa di più. Che cos'è quel di più che non possiamo dimenticare? Heidegger era arrivato esattamente a quel punto e suona la campanella. Ragazzi, ci vediamo alla prossima lezione. Sì, ma cos'è allora la phronesi, professore? Das ist das Gewissen. È la coscienza. Naturalmente Heidegger stava pensando alla coscienza non nel senso in cui questo termine viene trattato da altri pensatori, da Kant e da molti altri, ma nel senso in cui lui lo stava elaborando nel relativo capitolo di Essere e Tempo, che noi dobbiamo adesso andare a vedere, per vedere come Heidegger allora caratterizza quel punto nella vita dell'esserci, quel momento critico nella vita dell'esserci in cui l'esserci, per una serie di elementi difficilissimi da descrivere, inverte il senso della sua dinamica.
anziché seguire nella perdizione, nelle forme del sì, viene ridestato a ciò che gli è più proprio. Questo momento critico in cui il movimento della vita si inverte, esce dall'inautentico per ritornare all'autentico, è appunto quella che Heidegger chiama la coscienza. La coscienza che è una sorta di discorso o di chiamata che avviene, accade nell'esserci. Ma del discorso, di cui la chiamata è una modalità, fa parte ciò di cui il discorso discorre. Il discorso informa, siamo al paragrafo 56, su qualcosa e per un determinato riguardo. Da ciò su cui il discorso verte deriva ciò che il discorso dice in quanto è tale discorso, ciò che è detto come tale. Nel discorso, in quanto esso comunica, ciò che è detto è reso accessibile agli altri e per lo più nella forma dell'espressione linguistica. Se la chiamata è una modificazione del discorso, nella chiamata della coscienza, che cos'è ciò di cui si discorre? Cioè, chi è chiamato nel richiamo? Evidentemente l'esserci stesso. Questa risposta è tanto incontestabile, però, quanto indeterminata. Se la chiamata avesse un obiettivo così vago, non sarebbe per l'esserci che un'occasione per prendere nota di sé. Ma l'esserci è tale nella sua essenza che esso, con l'apertura del suo mondo, è aperto a se stesso, cosicché già da sempre esso si comprende. La chiamata dunque investe l'esserci in quanto è già sempre autocomprensione quotidiana, media e prendente cura. Qui c'è riferimento a una serie di determinazioni che noi non abbiamo visto, ma non occorre entrare nel merito di queste. Dunque, la chiamata riguarda, questo è quello che Adire vuol dire, l'esserci. Ma in che modo lo riguarda e lo chiama? Che cos'è ciò a cui l'esserci è richiamato? L'esserci è richiamato dalla coscienza al sé stesso che gli è proprio. Non quindi a un qualcosa a cui l'esserci conferisce valore e urgenza di possibilità o di cura, e neppure a ciò che esso ha afferrato, a cui si è dedicato, di cui si è lasciato trascinare. L'esserci, quale risulta a se stesso e agli altri nell'ambito della mondità, è oltrepassato da questo richiamo. La coscienza non riguarda, non richiama a un qualcosa del mondo, ma riguarda l'esserci come esso sta al di là del mondo, o prima del mondo. La chiamata che si rivolge all'esserci ignora il sì e si dirige direttamente a quel se stesso che vuole richiamare o risvegliare. Dunque, nella chiamata, la perdizione, come dire, nel sì, il sì stesso, viene richiamato al se stesso. Ma questo se stesso, non come possibile oggetto di apprezzamenti, o il se stesso della inconsistente, chiassosa e curiosa anatomia della propria vita interiore. Della chiassosa, curiosa anatomia della propria vita interiore. Ce l'ha dunque con i pensatori dell'interiorità, qui Heidegger. E neppure del se stesso della semplice introspezione analitica degli stati d'animo e del loro sostrato. Dunque, la coscienza non è diretta né alle faccende del mondo esterno, ma nemmeno, come dire, agli stati dell'interiorità. Entrambi sono semplici presenze. Ciò a cui è diretta la coscienza è la costituzione d'essere dell'esserci, è quel sottile, indefinibile, inafferrabile rapporto che io instauro col mio stare seduto nel momento in cui lo assumo come un qualcosa di cui devo farmi carico. Se tolgo tutti i contenuti possibili di questo mio essere e rimango unicamente con l'esposizione pura a quest'essere nella sua pura faticità, ho esattamente ciò a cui la coscienza mi richiama.
E il richiamo allo stesso non sospinge il sì stesso dentro di sé nel senso di un'interiorità che lo separerebbe dal mondo esterno. Dunque, non è che in questa chiamata uno sia chiamato come a un esame di coscienza, a guardare dentro di sé. No. Tutto ciò, esterno ed interno, mondo degli affari, mondo dell'interiorità, è oltrepassato e dissolto dalla chiamata che mira esclusivamente al sé stesso, il quale da parte sua non è mai altrimenti che come essere nel mondo. Ma in che cosa consiste ciò che viene detto in questo discorso? Che cosa dice la coscienza nel suo chiamare il richiamato? Esattamente nulla. La chiamata non afferma nulla, non dà alcuna informazione sugli eventi mondani, non ha nulla da dire. Essa non si propone affatto di suscitare nel se stesso richiamato un colloquio, un dialogo interiore con se stesso. Al se stesso richiamato non è detto nulla. Esso è semplicemente ridestato a se stesso, cioè al suo più proprio poter essere. La chiamata non tende a convocare in giudizio il se stesso richiamato, ma quale risveglio al suo poter essere più proprio, chiama innanzi l'esserci alle sue possibilità più proprie. Diventa quello che sei. La chiamata nel fare questo non ha bisogno di comunicazione verbale. Essa non proferisce verbo, ma non resta per questo oscura e indeterminata. La coscienza parla unicamente nel modo del silenzio. Solo chi ha qualcosa da dire può parlare nel modo del silenzio. E parlando nel modo del silenzio, essa non perde nulla in fatto di percettibilità, ma costringe l'esserci, richiamato e ridestato, al silenzio che gli si addice. La mancanza di una formulazione verbale di ciò che nella chiamata viene detto non condanna il fenomeno alla nebulosità delle voci misteriose, ma semplicemente sta a significare che la comprensione di ciò che nella chiamata è detto non può aggrapparsi all'attesa di una comunicazione verbale o di qualcosa del genere. Tuttavia, ciò che la chiamata apre è fuori da ogni equivoco, anche se i singoli esserci possono darne un'interpretazione diversa secondo le loro possibilità di comprensione. Dunque, qui Heidegger, potremmo naturalmente continuare in questa analisi, ma ciò che ci interessa è estrapolare da questa analisi la dinamica che Heidegger segue. In questa analisi del momento in cui l'esserci, risvegliandosi da quella perdizione, da quell'abbandono alla interpretazione media che il sì ha dato del suo movimento, ritorna a se stesso, si stacca dalla tirannia impersonale degli altri e si rapporta in modo puro e nudo al suo proprio poter essere, cioè ritrova quel se stesso in cui per Heidegger sta la chiave del convertirsi dell'inautentico in autentico. Avrete notato come Heidegger si sforza di mantenere su un piano formale, pur essendoci, come dire, il pathos tipico del discorso religioso, la sua analisi. Cioè l'analisi di Heidegger ricalca grosso modo la movenza che noi ritroviamo, per esempio, proprio in quell'analisi protocristiana dell'esistenza che ad Heidegger, al giovane Heidegger, stava a cuore. Se voi prendete la lettera ai Tessalonicesi a cui facevo riferimento ieri, lì voi troverete davvero un qualcosa che in termini naturalmente religiosi assomiglia molto alla dinamica del problema che qui Heidegger cerca di illustrare. Per esempio, in quella lettera si parla del vero pericolo per la fede, che è l'addormentarsi, come dicevamo ieri, nella pace e nella sicurezza del giorno. Si parla
del pericolo di essere attirati da quel vivere la giornata che fondamentalmente viene determinato dalle tre epizumiai, le tre concupiscenze che mettono in pericolo la fede, secondo San Paolo. No? La concupiscenza oculorum, la curiositas, che ci fa perdere, no? Ad osservare il mondo, la concupiscenza carnis, la epizumia tes sarcos, e la fama mundi. C'è in sostanza nella lettera ai Tessalonicesi e nell'esperienza protocristiana dell'esistenza una sorta di prefigurazione religiosa positiva di quella dinamica che Heidegger descrive invece, a prescindere dal contenuto religioso, in termini di inautenticità. Dunque, Heidegger usa come falsariga, allora, per il suo discorso, da un lato, quell'indagine aristotelica mirante a individuare la specificità del movimento della vita in quel movimento autotelico che è la prassi, con la soluzione che abbiamo visto. Dall'altro, come dire, peggiorando la connotazione di fondo di quel movimento, perché gli affibbia addosso un peccato originale, che naturalmente in Aristotele non c'è, cerca poi di mostrare come a livello di perdizione si inneschi un richiamo, un meccanismo, che là dove l'esserci si lasci toccare da quel richiamo, diventa l'occasione per riprendere ciò che per Heidegger è considerato autentico, cioè proprio, ovvero sia quel sé stesso che è il proprio poter essere. Questo, come dire, questo movimento di passaggio dall'improprio al proprio è ancora una volta legato al vocabolario che Heidegger impiega. Nella traduzione di Chiodi noi abbiamo allora la indicazione della struttura dell'esserci e l'indicazione che questa struttura può diventare il sostegno di un movimento verso l'inautenticità e di un movimento verso l'autenticità. Heidegger dice: queste due categorie non sono categorie valutative, ma descrittive. Sì, però è come quando io dico che un occhio vede bene e un occhio vede male. Descrivo semplicemente l'occhio, ma surrettiziamente voglio sfidare chiunque a pensare che sia preferibile un occhio cieco a uno che vede bene. Allora, è vero che autentico e inautentico sono semplici descrizioni di una dinamica che si instaura nel movimento della vita. Ma è chiaro che già la negazione mi fa propendere per l'affermazione, cioè che parlare di autentico e inautentico implicitamente suggerisce l'idea che è meglio orientarsi verso l'autentico che non verso l'inautentico. E il termine tedesco che Heidegger usa, dunque, il Dasein può attuare, attua innanzitutto e per lo più la Uneigentlichkeit, ma là dove di fronte alla chiamata della coscienza attua quel comportamento che subito dopo qui viene indicato, non ancora che ci entriamo dentro, ma che viene chiamato come la Entschlossenheit, la risolutezza, cioè di fronte alla chiamata della coscienza vuole avere coscienza, ecco il problema della volontà. Heidegger introduce questo esistenziale, das Gewissen haben wollen, il voler avere coscienza, cioè uno assume un atteggiamento di apertura, di adesione, positivo, passa allora dall'attuazione uneigentlich alla attuazione eigentlich. Propriamente noi non dovremmo tradurre con autentico e inautentico, anche se la traduzione va molto bene perché sottolinea il valore, diciamo così, quasi morale delle due categorie, a dispetto di quello che Heidegger
dice, lui si parla da tutte le parti perché non lo critichiamo in un certo modo, ma di fatto la qualificazione e la direzione che lui, per lui è preferibile è evidente. Allora la traduzione autentico in autentico va benissimo perché sottolinea ancora di più questo elemento. Tuttavia il senso che Heidegger propriamente dà ai due termini è da prendere alla lettera, come lui dice, cioè da prendere guardando alla radice della parola. Eigentlichkeit significa ciò che è proprio e ciò che non è proprio. Allora, innanzitutto e per lo più il Dasein non sta nel suo proprio perché si è perso nei modi di comportamento degli altri, quindi in ciò che non gli è proprio. E ciò che non è suo ma degli altri è anche inautentico. Ciò che lo salva è la capacità di recuperare se stesso, ovvero sia ciò che gli è più proprio. Il Dasein è un essere della lontananza, perché innanzitutto e per lo più è sempre lontano da ciò che gli è proprio, perduto in ciò che gli è improprio, negli altri, nell'inautentico. Deve conquistare se stesso. Se è sensibile alla chiamata della coscienza e sviluppa quell'atteggiamento che Heidegger qualifica come un gewissen haben wollen, un volere avere coscienza, ha questa possibilità di ritornare, di riprendere, di riconoscere quel suo se stesso che è il suo più proprio, nudo e crudo poter essere. Heidegger non lo dice mai, però c'è un'idea stoica, degli stoici, in Foucault questo ci tornerà utile, che assomiglia molto a questa dinamica per cui si considera realizzato, attuato, compiuto, ciò che possiede in sé il suo proprio. In Aristotele l'abbiamo visto, entelechia, energeia. Gli stoici, per dire questo, hanno un termine, una teoria, la teoria della oikeiosis. Oikos è la casa, Heimat, il proprio. Allora, ciascun ente, secondo gli stoici, ha una tendenza ad andare a casa sua e quando è fuori casa si sente male. Quando uno non ha ciò che gli è proprio, è come estraniato, alienato, sta in altro, ma tende naturalmente a riandare a se stesso, alla propria oikeiosis. Può essere che dietro questa idea di Heidegger, oltre ad Aristotele, ci siano anche gli stoici. Sicuramente l'orizzonte in cui Heidegger pensa tutto questo, cioè in cui Heidegger affida al momento della coscienza quella svolta attraverso la quale si passa dalla perdizione e dalla lontananza nell'improprio a ciò che è proprio a ciascuno, sicuramente questo non è troppo aristotelico ed è piuttosto stoico. Perché? Perché mentre in Aristotele la storia del phronimos funziona solo all'interno di un destino politico, paideia, quelle cose che vi ho raccontato, quindi c'è una visione, come dire, complessiva che non prescinde dal destino della comunità, quindi che non considera la salvezza individuale separata dalla salvezza della comunità, qui abbiamo fondamentalmente la situazione dell'anima sola di fronte al suo solo destino, quindi dell'individuo e della sua salvezza individuale, quindi un'atmosfera in cui l'orizzonte generale è quello di una rottura ormai di etica politica e la politica non svolge qui nessun ruolo. Quindi è una sorta quasi di, forse di neostoicismo, non lo so, ma insomma è un orizzonte nel quale
Ricordate che ho detto che secondo me Heidegger non capisce l'idea della filosofia pratica di Aristotele? Non è che non la capisca, non gli serve, perché Heidegger non pensa più il destino del Dasein insieme al destino della koinonia politiche, come lo pensa Aristotele. Heidegger non pensa più come Aristotele che per la riuscita dell'esistenza individuale sia indispensabile lo stare in una buona comunità. Tuttavia, ed ecco la svolta, se andiamo a prendere al paragrafo 72 di Essere Tempo, anche in Heidegger viene fuori il popolo, ma viene fuori male, ahimè, non viene fuori bene come in Aristotele, viene fuori dalla parte sbagliata. E questo, dunque c'era qualcuno che aveva fatto la domanda, io non credo che spieghi affatto la sua adesione al nazionalsocialismo, che è di tutt'altro genere e su tutt'altro piano, però ci spiega in qualche modo le ragioni per le quali Heidegger in qualche modo, come ha fatto notare Derrida in quel suo bel saggio che è dello spirito, abbassa la soglia critica di vigilanza. Dov'è che entra il popolo in Essere Tempo? Entra quando, a un certo punto, qui Hannah Arendt ha copiato tutto quasi, dunque, beh, molto intelligentemente, perché la tipa... No, ci sono quelli che pensano che io quando faccio le battute non... No, no, guardate che per me Hannah Arendt è nell'Olimpo. Più o meno. Più o meno, dunque. Ah, ci sarebbe una cosa molto carina da dire, ma... Ma mi porta via troppo tempo. Aspettate che trovo il punto esatto... Eccolo qua. L'analisi del poter essere un tutto autentico rivelò la connessione originaria radicata nella cura fra morte, colpa e coscienza, le cose che abbiamo cercato un po' di dire qui. È possibile giungere a una comprensione dell'esserci ancor più originaria di quella racchiusa nel progetto della sua esistenza autentica? Anche se finora non ci è possibile scorgere la possibilità di un'impostazione più radicale dell'analitica esistenziale. Dunque, qui Heidegger cosa dice? Sta dicendo, beh, adesso abbiamo mostrato tutto questo, come è strutturato il Dasein, come è possibile, attraverso quale dinamica è possibile, che il Dasein arrivi alla comprensione autentica del suo poter essere, liberandosi dal sé impersonale. Detto questo, è possibile andare ancora più a fondo? È possibile una comprensione ancora più radicale e più originaria di quella racchiusa nel progetto della sua esistenza autentica? Se riandiamo alle indagini già compiute intorno al senso ontologico della quotidianità, sorge una grave questione. L'analisi esistenziale ha veramente coinvolto tutto l'esserci nella ricerca della sua possibilità autentica di essere un tutto? Può darsi che l'indagine intorno alla totalità dell'esserci abbia raggiunto la sua chiarezza ontologica genuina, come può darsi che abbia trovato nell'essere per la fine una risposta adeguata. Ciò non toglie che la morte sia soltanto la fine dell'esserci e presa formalmente sia solo uno dei termini che delimitano la totalità dell'esserci. L'altra fine è l'inizio, la nascita, la natalità. E qui Hannah Arendt è partita da qui e ha sviluppato la sua antropologia filosofica, quindi l'imbeccata, eccola qua. Il tutto di cui andiamo alla ricerca è dunque l'ente che si distende fra la nascita e la morte. Finora Heidegger non aveva parlato della nascita, sempre la morte. Quindi aveva, come dire, svolto un'analisi in avanti e non aveva guardato all'indietro. Di conseguenza, l'orientamento finora seguito dall'analitica esistenziale rimane unilaterale, nonostante la sua tendenza verso l'essere totale concretamente esistente e l'esplicazione genuina dell'essere per la morte autentico e inautentico. L'esserci, ecco la critica che Heidegger fa a se stesso, e che poi Hannah Arendt, come se Heidegger non avesse scritto sta roba, dice
Vedete, Heidegger fa solo un'analisi in avanti e non indietro alla natalità. Eh già, ma l'ha già detto lui, no? Quindi, perché gli obietti? L'esserci, come dice qui Heidegger, è stato assunto come tema solo nel suo esistere in avanti, trascurando tutto ciò che esso era stato anteriormente. E oltre all'essere iniziale, rimase indiscusso anche, e in primo luogo, in corsivo, sottolineato, l'estensione dell'esserci fra la nascita e la morte. Avete presente cosa dice Hannah Arendt? Natalità e mortalità sono i due pilastri della mia antropologia. Ma che brava! Qui il problema, però, al di là della dialettica tra i due, no, che è tutta giocata su questo paragrafo, secondo me, è che qui avviene la svolta. Cioè, qui Heidegger si pone un problema che si accorge, lo sapeva fin dall'inizio, ma lo tira fuori qui, si accorge di non aver toccato l'origine della finitudine. L'origine di quella kinesis to be, che nella sua analisi dell'esistenza è rimasta fondamentalmente cieca. Allora, noi abbiamo visto che la struttura, questo è un riverbero sulla struttura dell'esserci, era connotata da momenti di progettualità, di Verstehen, progettualità, spontaneità, attività, autodeterminazione, radicati in un orizzonte di opacità e di passività che si manifesta nel Dasein in quella categoria che in tedesco è detta Befindlichkeit e che forse potremmo tradurre con situatività. Dunque, il progetto è sempre collocato in una situazione e questa situazione non è determinata dal progetto stesso, ma in essa il progetto è gettato. Da dove l'origine? Da dove la situatività? Da dove nasce l'esserci? In questo punto appare come una zona opaca che l'indagine non può lumeggiare. Il problema che qui Heidegger si pone. In che modo io posso rendere tematica o esplicita quella dimensione che si sottrae in linea di principio al recupero concettuale da parte della finitudine? Questo è il problema che Heidegger si pone. La natalità, l'origine, vecchio problema gnostico. Noi abbiamo dimenticato la nostra origine. Vuol dire, intanto in quanto consideriamo la finitudine come l'unico luogo deputato a decidere della nostra esistenza e del suo fallimento o della sua riuscita, siamo ciechi quanto alla sua provenienza originaria e alla sua destinazione finale. È come se voi avete, come dire, avete presente il romanzo gnostico, come funziona? C'è un'origine, no? Un'ipostasi originaria, bella, felice e beata, che si autocontempla. A un certo punto succede che si stacca un frammento delle ipostasi da questa origine e decade, cadendo nel finito. Queste ipostasi compiono un peccato, perché nella storia gnostica vogliono anche peccare. Cadono e si dimenticano della loro origine in cielo. Succede che alcune di queste si perdono nella polipragmosine del giorno, nelle faccende quotidiane, nel mondo, negli enti intramondani. Succede che alcune di queste ipostasi cadute e dimentiche della loro origine, grazie alla conoscenza, la gnosis appunto, riescono a ricordarsi dell'origine e incominciano un cammino di ritorno a quella ipostasi originaria e quindi a ricongiungersi in cielo. Ecco, immaginate questa storia privata del suo inizio in cielo e della sua epistrofè al cielo e raccontata solo nel suo segmento finito, nel segmento della caduta. Beh, la mancanza dell'origine in cielo, la cecità quanto alla provenienza celeste e la mancanza dell'esito finale, di nuovo felice, dell'happy end, naturalmente vi dà una storia drammatica di questa caduta che non ha possibile redenzione. Allora, il discorso di Heidegger, diciamo così,
è un qualcosa come un romanzo gnostico da questo punto di vista, nel senso che la dinamica della finitudine che lui descrive è cieca quanto alla sua provenienza. Qui apre a un discorso sulla natalità, un poco più avanti apre a un discorso sulla storia e comincia a cambiare quello che fino a quel punto lì era il discorso circa il destino individuale, Schicksal, in un destino comune, comincia a parlare già in essere tempo, di popolo, di linguaggio, di qui si sta preparando la strada a quella svolta nella quale diventerà primario rispetto al discorso sulla capacità autoprogettante dell'esserci, quel discorso intorno alla dimensione dentro la quale sempre e comunque qualsiasi progetto è gettato, a quella dimensione alla quale Heidegger poi comincia a pensare quando comincia a trattare dell'essere, nel senso in cui lo spiegavo ieri, inteso come Ereignis. Quindi è qui, in questo paragrafo 72, che inizia ad affacciarsi nel discorso di Heidegger quello sviluppo o quel cambio di prospettiva che poi è diventato noto, è stato discusso come svolta. Dunque, sono già alle 7:15. Visto che sono a questo punto, dico anche due cose che servono per introdurre la visione del filmato, che possiamo vedere subito dopo. Modificata la prospettiva, ho approfondito quel discorso sull'essere, lasciando a questo punto da parte l'attenzione specifica alle strutture del Dasein e cercando di mettere a fuoco quella dimensione nel quale il Dasein sempre e comunque è gettato, Heidegger cambia, sposta, dà un valore diverso ad alcuni problemi fondamentali. Lascia perdere tutto il vocabolario di essere tempo, lascia perdere, per esempio, la smania di inventarsi, anche genialmente, termini nuovi per indicare tutte quelle belle cose che ci ha insegnato in essere tempo. E cerca di rifarsi a un linguaggio, come dire, più tradizionale, più semplice. Per esempio, già nel saggio sull'opera d'arte, prima versione del 31-32, poi la versione che viene pubblicata è del 35, se uno apre quel libro, quel saggio, lì si trova uno Heidegger che parla di cose, di terra, di cielo, cioè parla di cose che in essere tempo proprio non compaiono. E si potrebbero fare molti altri esempi per mostrare come cambia radicalmente anche il vocabolario, cambia l'amore per i neologismi e inizia una cura delle parole della tradizione. Questo nell'intervista lo troveremo. Quello che cambia radicalmente è la valutazione del fare manipolante. Vi ricordate che abbiamo visto come nella sua reinterpretazione di tre comportamenti Heidegger considera la teoria difettivo e derivato e ritiene l'atteggiamento della poiesis, come quello che innanzitutto e per lo più caratterizza il nostro stare nel mondo in quanto noi abbiamo a che fare con le cose, le usiamo e dunque assegna un valore primario a questo comportamento. Quando comincia a interrogarsi circa l'origine dell'esserci, la storia dell'esserci, la storia dell'Occidente, quando con questa interrogazione comincia a leggere testi come Il lavoratore di Junger o a discutere con Scheler della vita metropolitana, si rende conto che quell'elemento che qui ha ancora una connotazione artigianale, diciamo così, è diventato un destino planetario, cioè la tecnica, in essere tempo, vi dicevo, compare due volte solo, diventa un problema centrale nella sua diagnosi del mondo contemporaneo. E precisamente come quell'inveramento dell'Occidente in cui l'originaria apertura su diverse possibilità d'essere, su diverse modalità d'essere, physei, on, enti per natura, enti artefatti e così via, si chiude sempre di più
su un'unica maniera di vedere le cose, la maniera tecnica in cui tutto è considerato nella forma dell'artefatto e sottoposto a quel progetto di dominio conoscitivo ed operativo della realtà che è legato all'apparizione principesca della soggettività moderna. Volontà di potenza, essenza della tecnica. Questo, insomma, è il destino che Heidegger individua e che gli fa cambiare posizione al problema dell'agire operativo. Questo nell'intervista verrà fuori, perché verrà fuori il problema della tecnica, il problema del fare e il problema del ruolo che la filosofia può avere nei confronti di questo fare. La tecnica è, come dire, la chiave di lettura del mondo contemporaneo che Heidegger adotta, seguito in questo poi da molti altri pensatori, primo fra tutti Severino, insomma, che sia pure con argomentazioni assolutamente diverse, ma riprende la diagnostica heideggeriana. E un ultimo elemento che va sottolineato è che, sempre in questa intervista, sempre dalla prospettiva dell'ultimo Heidegger, e l'Heidegger, come vi dicevo, ormai ottantenne, che tuttavia si espone, benché lui rivendichi anche lì sempre come sua la questione dell'essere, ecco, mostra come dietro questa questione in realtà c'è un'attenzione specifica per i problemi del presente. Ecco, l'altro grande problema che Heidegger li tocca è il problema dell'agire, che fare. È il problema, se ricordate bene, con cui inizia proprio la lettera sull'umanismo. Noi non pensiamo ancora in modo sufficientemente completo l'essenza dell'agire. Tra l'altro sarebbe interessante andare a leggere la lettera che stranamente questi qui della Gesamtausgabe non hanno mai pubblicato. Allora, per capire una lettera, in genere bisogna andare a vedere la lettera a cui uno risponde. Cioè, per capire la lettera di Heidegger bisognerebbe andare a vedere la lettera che Beaufret gli ha inviato e che cosa gli ha chiesto. Se no non si capisce nulla. Si capisce lo stesso, ma non si può contestualizzare. Bene, allora io una volta mi sono preso sta briga e sono andato a vederla. Questa lettera è interessante proprio perché Beaufret, allora comunista, gli chiede: e che ne è oggi della prassi, dopo questa catastrofe, dopo la guerra mondiale? Che fare? Riprende la vecchia questione di Lenin. Che fare? E Heidegger gli risponde: non pensiamo in modo ancora sufficiente l'essenza dell'agire, del fare. E trasforma la domanda di Lenin, che fare, in che cosa lasciar stare, nella sua lettera. Allora uno capisce. Bene, in questa intervista, che poi vedremo, Heidegger riprende la questione del fare commentando la famosa undicesima tesi su Feuerbach di Marx. Quella tesi in cui Marx dice che finora i filosofi altro non hanno fatto che interpretare il mondo, si tratta ora di cambiarlo. Lì c'è, come sapete, tutta una questione filologica dietro, perché questa tesi Marx non l'ha mai pubblicata, l'ha pubblicata Engels dopo la morte di Marx, cambiando. Engels ha aggiunto tra la prima e la seconda frase un'avversativa, un aber. Allora, i filosofi finora hanno fatto altro che interpretare il mondo. Engels ha aggiunto: invece si tratta di cambiarlo. Heidegger, senza dirlo, legge l'edizione di un suo allievo, un certo Landshut, che nel testo ripristina giustamente la versione di Marx. Perché Engels si dimostra poco filosofo quando fa quell'aggiunta? Chi mette quell'aber vuol dire che non ha capito nulla. Ce lo spiega Heidegger quando ascolteremo l'intervista. Bene, a questo punto noi possiamo arrivare alle conclusioni del nostro discorso circa Heidegger. Già appunto nel pomeriggio di ieri vi ho in qualche modo accennato al fatto che Heidegger non mantiene questo livello di discorso perché, approfondendo diciamo così, l'indagine intorno a quella che potremmo definire la storia del Dasein o l'origine del Dasein,
la sua nascita, la sua provenienza, si trova a fare i conti con una dimensione che non è dominabile, governabile dal punto di vista del Dasein, quella dimensione che poi chiamerà la dimensione dell'essere, la storia epocale dell'essere, il darsi e sottrarsi dell'essere, come veniva fuori nel discorso appunto del filmato, che richiede un atteggiamento diverso anche dal punto di vista linguistico. Avete notato che alla fine diceva non più l'invenzione di nuovi vocaboli come io stesso pensavo un tempo, ma la cura della grande tradizione, il confronto con la grande tradizione. Tra l'altro questo fa anche problema, perché se uno legge un testo quasi coevo, che è la Zeit und Sein, la conferenza Tempo ed Essere, beh, lì Heidegger dice che bisogna lasciare la metafisica a se stessa. Allora, cura della grande tradizione e lasciare la metafisica a se stessa non sono forse due atteggiamenti diversi? Quindi bisogna un po' cercare di capire, perché Heidegger spesso tiene assieme, come dire, cose che a noi appaiono contraddittorie, e le tiene assieme in un modo delicato e difficile da capire, e se non si capisce, appunto, non si riesce neanche a vedere che cosa concretamente Heidegger voglia indicare. Quanto tuttavia al problema della conduzione dell'agire, Heidegger, dopo aver preso questo cammino, cancella sistematicamente, secondo me, le tracce della sua appropriazione vorace, anzi rapace, della filosofia pratica di Aristotele, cancella radicalmente tutto ciò che possa indurre a pensare a un qualcosa come a tutto quello che ho detto di lui fino a questo momento. Io credo che se incontrassi Heidegger dovrei litigare per fargli capire quello che ha detto in gioventù, perché lo negherebbe sistematicamente. Cioè il vecchio Heidegger si rimangia, o meglio, riformula, rimangiandosi quasi tutto quello che ha detto a livello di analitica dell'esistenza e ancor più quello che dice a livello di ermeneutica della fatticità. Tanto è vero che quando nel dialogo di Unterweg zur Sprache con il giapponese, no, gli chiedono ma perché, per come, parla delle sue origini, e si nota una cosa, che lui lascia cadere non solo il termine fenomenologia, ma anche il termine ermeneutica. Il pensiero è pensiero, non ha bisogno di metodi, più o meno la sua risposta. Cioè, ha abbandonato quella prospettiva, diciamo così, ancora fondativa, ancora convinta che la filosofia debba fare un discorso per essere orientativa, che a mio avviso viene fatto in Essere Tempo. Io, se dovessi dire che statuto ha il discorso di Essere Tempo, direi non è, dal punto di vista adesso di quell'articolazione del sapere che abbiamo visto in Aristotele, non è né una teoria pura, non è una descrizione neutra di ciò che accade nell'esserci. Non è neanche una omiletica in cui mi si presenti un catechismo delle prescrizioni, delle norme, non è una critica della ragion pratica, per intendere, non è la fondazione di un'etica. È un discorso di filosofia pratica che, come il discorso di Aristotele, sia pure per un altro cammino, cerca di descrivere le condizioni alle quali la teoria può ricadere sulla prassi con delle conseguenze, le condizioni alle quali un certo discorso può ripercuotersi sull'esistenza e orientarla verso la sua riuscita, ma non in maniera diretta, cioè non attraverso un ductus omilettico, non attraverso l'invenzione di prescrizioni, l'escogitazione di un'etica, un cortocircuito diretto tra quello che si dice e ciò che si deve fare, ma attraverso tutto un passaggio mediato, anche se la mediazione non è quella di Aristotele, ma è un'altra, un percorso molto più lungo, un percorso anzi che addirittura cerca di, come dire, smarcarsi rispetto a qualsiasi categoria morale, per esempio quando dice che autentico e inautentico in realtà bisogna intenderli come proprio e improprio. Ecco, ecco perché quando il giovane studente, poco dopo la pubblicazione di Essere Tempo, chiede ad Heidegger: professore, ha scritto un'ontologia, quando è che scriverà un'etica? La risposta di Heidegger è: il desiderio di un'etica si fa tanto più urgente quanto più il disorientamento manifesto dell'uomo, non meno di quello nascosto, aumenta a dismisura. Dunque, chi va alla ricerca di un'etica, in realtà è perduto, non ha ancora capito la gravità della situazione. Quindi Heidegger qui abbandona decisamente la prospettiva di essere, cioè è molto lontano dalla prospettiva di Essere Tempo. Come, perché arrivi fino qui,
mi dovrebbe mostrare attraverso i corsi tutti i passaggi che fa, però la ragione per cui fa questo è abbastanza chiara. Non è che l'etica non sia importante, non è che Heidegger non avverta questa esigenza, ma l'etica è talmente importante, o ciò che l'etica individua come problema è talmente importante, che bisogna cercare una soluzione molto più potente dell'etica, perché l'etica si ferma a un qualcosa di penultimo. Rispetto al pensiero dell'essere, che pensa ciò che è, Einblick in das, was ist, che pensa la dinamica epocale che governa l'agire dell'uomo nell'epoca della tecnica nel suo insieme, l'etica rimane un palliativo, rimane un discorso per educande, rimane un qualcosa che non fa presa su una realtà che è ormai governata dagli imperativi potentissimi della tecnica, che muovono in maniera molto più potente di qualsiasi imperativo categorico. Dunque, il cambiamento di prospettiva e l'abbandono dell'idea di una filosofia pratica è fondamentalmente condizionato dalla diagnosi dell'epoca moderna in termini di età dominata dalla tecnoscienza, nella quale tutto è considerato come prodotto dell'operare umano, della soggettività umana, tutto è considerato nella modalità dell'artefatto, e quindi tutto è ridotto a un'unica modalità d'essere, e l'essere stesso, nella inesauribile polisemia delle sue modalità e dei suoi significati, è ormai dimenticato. L'epoca della tecnica è l'epoca dell'oblio dell'essere in favore del dominio dell'ente. Dunque la tecnica come, o l'essenza della tecnica come destino dell'epoca presente, non lascia spazio ad altri comportamenti se non a quello tecnico manipolante. In realtà Heidegger, andando a leggere bene, ritorna sul problema. Pensate alla conferenza Bauen, Wohnen, Denken. Costruire, abitare, pensare. Conferenza che tiene nel 51 ad Darmstadt a degli architetti. Se voi scavate dietro questi concetti, Bauen, Wohnen, Denken, trovate per Bauen Poesis, per Wohnen Praxis, per Denken Teoria. Quindi Heidegger ha in mente ancora il problema, ma l'ha nascosto sotto questi concetti. Perché? Perché qui ha spostato il baricentro della sua riflessione dal Dasein alla storia dell'essere, e allora comincia a pensare l'ethos come un modo di abitare quello spazio che l'essere apre sottraendosi nella Lichtung propria dell'epoca moderna, che è la Lichtung dell'essenza della tecnica. Poi lui dirà: non sono contro la tecnica, è vero, perché dice la tecnica, proprio perché, come dire, accelera la dinamica del presente fino alle sue estreme conseguenze, fino al dominio operativo e conoscitivo su tutto l'ente, è il pericolo massimo, ma là dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva, come Heidegger dice citando Hölderlin. Quindi nella massima Heimatlosigkeit dell'uomo moderno, nella più grande distanza dell'uomo moderno da ciò che gli è proprio, dalla sua casa, c'è la possibilità del nascere della nostalgia per la casa e della possibilità di un altro inizio. Ma Heidegger è contro il pelagianesimo del XX secolo, contro Habermas per esempio. Perché? Perché ritiene che, come dire, la finitudine non abbia in mano propria la possibilità di autosalvarsi. Può prestare ascolto a una salvezza che le sopravviene, ma questo autosalvamento non è producibile attraverso un atto di volontà. Chi pensa che sia possibile volere l'autosalvamento si impiglia in un atto metafisico come l'atto di volontà. Non occorre, credo, essere heideggeriani per condividere la sua constatazione da un certo punto di vista. Quando dice: ciò che è veramente inquietante non è il fatto che il mondo diventi un mondo completamente tecnico, molto più inquietante è il fatto che l'uomo non è preparato a questa trasformazione del mondo. Cioè, noi
ci culiamo ancora nelle immagini, nelle rappresentazioni, nei concetti, nei valori della vecchia visione del mondo umanistico cristiana e non abbiamo elaborato categorie adeguate alle accelerazioni della tecnoscienza. A questo naturalmente bisognerebbe aggiungere un'altra affermazione che lui fa in un testo, diciamo così, particolare, che non ha lo statuto di uno scritto ma di un'intervista orale, quindi da prendere con grano salis, e di cui parlavamo a cena l'altra sera. Cioè, un testo come l'intervista, ormai soltanto un Dio ci può salvare, questo è un titolo contro i pelagiani, no? Contro quelli che credono che la grazia non sia importante, che l'uomo si può autosalvare. Lì in quel testo dice una cosa apparentemente contraddittoria, dice: il movimento planetario della tecnica moderna è una potenza la cui grandezza, storicamente determinante, non può essere affatto sopravvalutata. È per me oggi un problema decisivo come si possa assegnare un sistema politico e quale all'età della tecnica. Dirà che non è la democrazia, però pone il problema se la tecnica sia governabile da un sistema politico. E questo è apparentemente in contrasto con l'idea che la tecnica è quella dimensione, come dire, oltre l'uomo, che determina qualsiasi macchinazione dell'uomo. Quindi bisognerebbe cercare di capire come le due affermazioni stanno insieme. Quello che si può dire è che per Heidegger il pensiero dell'essere, cioè il pensiero che diventa consapevole di quella storia dell'essere di cui Heidegger cerca di tratteggiare le linee fondamentali e che arriva a concepire, come dire, l'accadere dell'Occidente nella sua unità. Questa è, come dire, la grande pretesa che ha Heidegger e che dopo, credo, Hegel e Nietzsche nessuno aveva più tentato di avanzare, e cioè pensare l'epoca moderna come la conseguenza di, o l'inveramento di quella origine che è l'origine del logos greco, pensare in sostanza l'epoca moderna nella sua unità con il mondo greco e quindi pensare la storia occidentale nella sua unità. Una filosofia della storia del genere, nessuno aveva più provato a farla. Ebbene, quando Heidegger concepisce questa prospettiva in cui dà un senso anche alla storia dell'Occidente, in questo modo, con tutti i problemi che ne nascono, implicitamente pensa che il pensiero dell'essere sia già una indicazione di comportamento alternativa all'etica e alla politica tradizionale. Nel senso che lì si configura un atteggiamento, l'unico atteggiamento raccomandabile per chi va veramente alle radici dei mali che affliggono l'uomo contemporaneo, e queste radici stanno, per Heidegger, nella storia stessa dell'essere. Heidegger prospetta qui una sorta di filosofia pratica alternativa a quella di essere tempo, un'antropologia diversa, un'antropologia della Lichtung, per così dire, un'antropologia della radura, le cui disposizioni, diciamo così, tra virgolette, prescrittive, sono per esempio la Gelassenheit, l'abbandono, la Verhaltenheit, il ritegno, la Scheu, il pudore, come lui cerca di elaborare in quell'opera rimasta inedita, che sono i Beiträge zur Philosophie, i contributi alla filosofia, o vom Ereignis, o dell'evento appropriazione. Vale dunque per questo Heidegger il vecchio principio scolastico, ma in un senso più radicale, per cui operari sequitur esse. Dalla tua analisi di ciò che è dipende ciò che deve essere, ciò che devi fare. E la domanda che fare è decisamente sostituita con la domanda was tun diventa was lassen. Che cosa lasciar perdere? Allora, da questo punto di vista, da capo, per uno che pensa, cioè che pensa secondo la storia dell'essere, scrivere un'etica o dettare una politica è uno sforzo vano. Non perché, ancora una volta, etica e politica non colgono un problema importante, ma perché ciò che esse pretendono di regolare è ormai già governato da una potenza loro infinitamente superiore, la tecnica. Allora qui noi potremmo, e l'ha fatto un allievo di Heidegger, quel Günther Anders, di cui solo da poco in Italia si è cominciato a leggere l'opera, perché era stata tradotta, a dire il vero, già parecchi anni fa,
ma solo dopo che è stata riscoperta Hannah Arendt, anche il povero Günther Anders, che ebbe la sfortuna di essere incrociare Hannah Arendt nella sua vita ed essere suo marito per un paio d'anni e poi di essere liquidato per posta. La separazione avvenne per posta, Hannah Arendt mandò una lettera, mi separo, così, ma non si rividero neanche più. Günther Anders, lo dice la Arendt, questo fu il primo, quando nelle famose lettere, no, che adesso leggiamo, era tanto innamorata di Heidegger, pur essendo stata abbandonata, che quel famoso diverbio che ha con la moglie alla fine, poi quando si ritrovano a Friburgo, dice la verità sul suo matrimonio con Günther Anders, dice: ma per me Günther Anders fu il primo capitato, che mi sposai solo perché ero stata delusa da Heidegger e non lo amavo assolutamente. L'ho preso per un paio d'anni, tanto per ripicca nei confronti di Heidegger, e dopodiché me lo mollai anche subito, più o meno. Vabbè, comunque a noi tutto questo non frega nulla, no? A me frega però rivalutare la figura di Günther Anders, no? Una figura veramente nobile, ha sopportato questo destino, non facile da sopportare, con grande dignità, non ha mai detto una parola, no? Mentre Anna, che ha tutta la mia ammirazione di grande donna, ovviamente, come avrete capito, no? È il mio ideale filosofico, è qualche battuta acida, diceva, era freddino, no? Non riusciva ad entusiasmarmi, insomma, fa tutta una serie di allusioni da cui si capisce che non legavano i due. Lui, sempre con un aplomb incredibile, anzi, quando lei continuava a frequentare Heidegger, diceva, vai pure, tanto è un grande genio, un grande maestro, non aveva nessuna briciola di gelosia, insomma, poveretto. Ma comunque, in cambio, beh, dà, come dire, sulla questione dell'undicesima tesi su Feuerbach, secondo me, una lettura che davvero lo pone ai grandi livelli del pensiero, diciamo, tedesco del Novecento. Scrive, commentando la undicesima tesi e il commento di Heidegger all'undicesima tesi, non basta cambiare il mondo, e quanto comunque noi facciamo e che in larga misura accade anche senza il nostro intervento. Dobbiamo invece interpretare questo cambiamento affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi e affinché non cambi alla fine in un mondo senza di noi. Questo è Günther Anders in L'uomo è antiquato, di Antiquirte des Menschen. Com'è? Rileggere? Sì. Non basta cambiare il mondo, è quanto comunque noi facciamo e che in larga misura accade anche senza che noi facciamo nulla. Il mondo si cambia da sé, la dinamica della tecnoscienza è automatica. Dobbiamo, invece, non fare come Marx un Weltende Praxis, prassi rivoluzionaria, ma interpretare questo cambiamento che comunque avviene affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi e affinché alla fine non cambi in un mondo senza di noi, affinché in sostanza quel regnum hominis che Bacone e i primi moderni volevano instaurare non si realizzi alla fine ma senza il suo legittimo monarca. Qui, quando scrive queste cose, naturalmente Anders ha in mente una certa situazione, era l'epoca della guerra fredda, la minaccia del conflitto nucleare, eccetera, eccetera. Però, in termini diversi, per via forse ecologica e non atomica, ma l'autodistruzione dell'uomo, insomma, non è che si sia poi tanto rallentata rispetto a quei tempi. Quindi, secondo me, Anders rimane di una grande attualità e questo libro meriterebbe davvero di essere molto più letto di quel che non sia stato finora, Antiquirte des Menschen, che è stato riproposto anche recentemente. Bene, questo in sostanza per spiegare le ragioni per le quali nell'ultimo Heidegger viene occultata quella filosofia pratica, quella ermeneutica della faticità, con tutto, come dire, il contorno, il pathos, no, salvifico, morale, decisionale, che ho cercato di mettere in luce. A questo punto ci sarebbero naturalmente molte altre cose da dire e da fare, ma la direzione della mia lettura è abbastanza chiara. A questo punto mi torna molto utile, per questo l'ho messo nel programma di questo corso, fare un confronto di questa posizione e della posizione di Aristotele con un altro modello di interpretare la filosofia come scelta di vita,
che ci viene suggerito da un altro dei maestri del pensiero contemporaneo, anche se non ha probabilmente l'altezza e la vastità che ha Heidegger, né quella tantomeno che aveva Aristotele, ma che tuttavia presenta, specialmente in un punto molto particolare della sua opera, un corso che tiene al Collège de France e il secondo volume della sua storia della sessualità, per come dire, capire meglio il nostro problema. Mi riferisco naturalmente a Michel Foucault. Michel Foucault che, come sapete, per... Ne dico qualcosa, poi facciamo la pausa e il discorso vero proprio lo facciamo oggi pomeriggio, domani mattina. Michel Foucault ha, come dire, un iter biografico, una carriera piuttosto tormentata, nel senso che non riscuote subito il suo successo e non arriva subito alla notorietà. Quando ci arriva per alcune cose che sono abbastanza lontane da quelle che vedremo noi. Arriva al successo in realtà dopo essere stato a lungo in emigrazione, sta prima ad Uppsala, poi sta in Polonia, sta in Germania, va in Tunisia, genera come direttore dell'Istituto Francese di Cultura o come lettore di francese, a Uppsala per esempio fa il lettore di francese ed è spalleggiato ed aiutato da Georges Dumézil che nello stesso periodo si trovava a Uppsala e diciamo comincia a diventare noto negli anni 60 perché negli anni 60 pubblica tre opere fulminanti che in realtà l'Accademia li respinge, cioè non li accettano nemmeno, credo, o con fatica, grazie a Can Guillem, tutta una serie di vicende biografiche complicate, alla fine li accettano come tesi di dottorato e tesi di Stato, in sostanza, ma solo con una grande fatica, mentre quando vengono pubblicate, soprattutto per lo stile, no? In cui sono scritto, uno stile quasi lirico, quasi poetico, se voi leggete i saggi di Foucault è come leggere un romanzo, hanno un enorme successo e sono dunque La storia della follia nell'età classica, che appare nel 61 con il titolo Folie et des raisons, poi soprattutto l'opera che lo consacra come uno dei grandi del pensiero francese dell'epoca è Les mots et les choses del 65, mi pare 66, e poi L'archeologia del sapere, che è di un paio d'anni dopo, in cui teorizza la sua metodologia. Lì, diciamo così, Foucault pratica un pensiero che viene etichettato come strutturalista o post-strutturalista, un pensiero che viene etichettato come antropofugale, un pensiero in cui c'è una contrapposizione dura, diretta e frontale, all'umanesimo marxista sartriano. C'è un'altra interpretazione del pensiero di sinistra, diciamo così, che si fa forte delle lezioni degli strutturalisti, Lévi-Strauss, in particolare Barthes e altri, e che decreta, come dire, a questo teorema, la morte dell'uomo, la morte del soggetto, e cerca di spiegare tutto ciò che un tempo era spiegato riconducendolo alla figura della soggettività attraverso l'analisi di dispositivi, di strutture oggettive, di tutta una serie di dinamiche su cui noi qui non possiamo intervenire. I sistemi della verità sono ciò che, come si costituisce qualcosa come un discorso intorno alla verità nei vari ambiti disciplinari, sono ciò che interessa Foucault nella fase dei Les mots et les choses e in cui teorizza il metodo dell'archeologia. In questo testo è in particolare interessante l'apertura. Come sapete, Les mots et les choses comincia con una interpretazione di Las Meninas di Velázquez, celebre quadro in cui, come dire, gli storici dell'arte, su cui gli storici dell'arte si sono accapigliati e che non si sa bene che cosa rappresenti. O meglio, è chiaro che cosa è rappresentato. E tutti, se voi andate al Prado, tutti sono là in quella sala che si ammassano di fronte a Las Meninas e vi impediscono di vederlo davvero. Quindi maledite oi polloi, no? Il manis impersonale, no? I musei sono il supplizio del turista moderno, che ci vanno malvolentieri, ma poi si ammassano tutti davanti proprio al quadro che voi vedete. Allora, in questo quadro, Foucault, il quadro intanto non ha quel titolo lì, pare che Velázquez non mette titolo, se non ricordo male, ma ciò che lì viene rappresentato
è un pittore che sta dipingendo un qualcosa, forse quel quadro stesso che noi vediamo. Dietro ci sono due damigelle, las meninas, e dietro ancora la coppia reale. E dietro la coppia reale uno specchio, sopra lo specchio due quadri, uno è il mito di Aracne e l'altro, non mi ricordo più che cos'è, ma c'è un altro quadro famoso. Allora, che cosa vuole rappresentare Velázquez quando dipinge il pittore che sta dipingendo las meninas accompagnate dalla famiglia reale e che rispecchia questo processo del dipingere nello specchio che c'è dietro? Che c'è dietro tutta la scena? Lo specchio, problema filosofico tra l'altro. Che cos'è uno specchio? Quando vedi uno specchio? Quando vedo, famosa domanda filosofica che io faccio ai miei studenti per capire se sono aristotelici, kantiani, wittgensteiniani, gli dico, rispondimi a questa semplice domanda, quando vedi uno specchio? È davvero una domanda imbarazzante, anche il Severino una volta rimase imbarazzato, ha cominciato tutta una teoria sul principio di non contraddizione. Quando vedo uno specchio? Secondo me c'è, è una domanda da cui si vede, dimmi quando vedi uno specchio e ti dirò che filosofo sei. A parte questo, diciamo, per Foucault questo quadro è l'emblema, il simbolo, il modello, il paradigma della soggettività moderna che comincia ad emergere. Quindi il suo interesse è, ecco qui il punto che a noi interessa, non tanto fare una teoria magari trascendentale di che cos'è il soggetto umano o la vita umana, non tanto descrivere in astratto la kinesis to bio, magari anche individuando delle categorie che effettivamente sono portanti e intuitivamente chiare ed evidenti, chiare e distinte. Non tanto fare come fanno i filosofi, Descartes, res cogitans, Hegel, spirito, Heidegger, esserci, una teoria trascendentale da sovrapporre alla kinesis to bio, ma cercare di capire come quel fascio di pulsioni che è la kinesis to bio prenda la forma di un soggetto concretamente attraverso delle pratiche, delle norme, dei comportamenti, delle istituzioni, dei dispositivi che si tratta di studiare. Quindi il discorso di Foucault, come dire, da un lato Foucault dice io non sono così sofisticato e per me la filosofia è troppo difficile e non mi ritengo filosofo. Dall'altro, come dire, bypassa ogni possibile filosofia perché la scavalca andando a mettere in luce, come dire, il materiale empirico, storico, empirico, concreto su cui si forma quella determinata cosa sulla quale la filosofia teorizza, sviluppa categorie astratte. Quindi ciò che lo interessa non è la figura del soggetto, ma il processo della soggettivazione, come si forma un qualcosa come il soggetto moderno. Per questo, per esempio, il quadro di Velázquez, che non è un'opera di filosofia, dice un qualcosa di filosofico, cioè mostra come concretamente Velázquez sta con i piedi nel mondo moderno, se è vera quella interpretazione, c'è gente che dice che non è affatto così, ma se è vera quella interpretazione si vede come Velázquez prenda consapevolezza in quanto artista del suo ruolo e rappresenti se stesso come soggetto della pittura in quel quadro con tutto quel gioco di rimandi che si crea attraverso lo specchio, lui che dipinge, lo spettatore che vede o se stesso o Velázquez o ciò che lo specchio rispecchia essendo stato dipinto dal pittore in quella funzione e in quella posizione. Ma prima di entrare nel discorso vero e proprio che Foucault a questo punto in tavola e dunque illustrare, diciamo così, da un lato il vocabolario nuovo che trova e dall'altro le ipotesi che avanza quanto alla filosofia come cura di sé, facciamo una breve pausa.